Salve, testiamo oggi un pedale classico di MXR presente da diversi anni nel mercato e ormai diventato fra i punti di riferimento nel proprio settore. Si tratta dello Smart Gate. Per ovviamente conoscere le caratteristiche generali dei noise gate, come al solito vi rimando al link in cui c'è il video apposito dove si potrà capire meglio l'utilizzo di questi accessori. Allora, lo Smart Gate è un noise gate classico, dicevamo. Non si avvale quindi di ciò che sta diventando un po' la linea di molti costruttori, cioè quella di avere input-out e un send and return dove inserire gli effetti più rumorosi. Per quello MXR appunto ha pensato a produrre il noise clamp di cui abbiamo fatto l'articolo, che vi invito a vedere per capire proprio la differenza fra le due tipologie di gate che il mercato oggi offre. Comunque, questo dicevo input out, quindi dal collegamento molto semplice che può essere utilizzato subito dopo la chitarra per eliminare in modo specifico i rumori della chitarra, quindi vari ronzii che possono derivare soprattutto da chitarre che utilizzano single coil. Già come sappiamo con gli humbucker questo fenomeno viene ridotto molto. E soprattutto sentirete come appunto con l'utilizzo soprattutto nei single coil, quando alziamo il volume in determinate condizioni e setup, i ronzii si facciano veramente fastidiosi, e come questo pedale possa aiutare appunto a non praticamente non far percepire differenze fra quando il volume della nostra chitarra è a zero e quando lo portiamo al massimo. Altrimenti può essere utilizzato dopo la catena dei distorsori e andrà a eliminare anche i frusci derivati dai pedali stessi o comunque da una gestione dell'alimentazione dei pedali non proprio ottimale. Comunque, ad ognuno poi testare dove un pedale del genere può essere più adatto per il proprio setup. Pedale molto semplice da collegare, altrettanto semplice nell'uso e molto completo. Infatti abbiamo il consueto trigger lever per appunto regolare la soglia di dove andrà ad agire il gate. Poi abbiamo high trigger range, praticamente serve per aumentare ulteriormente l'azione del trigger level, quindi quando siamo arrivati al massimo, se ancora non ci basta perché abbiamo un setup particolarmente rumoroso, posso premere su questo pulsante e mi andrà ad aumentare l'efficacia del pedale. Ovviamente con attenzione a non esagerare, altrimenti andrà ad agire sul suono di base. Come sappiamo, un gate può essere molto prezioso per ripulire il suono, ma può essere anche molto deleterio per il suono. Il LED di colore giallo che indica quando il gate è in azione. L'altro LED serve per vedere quando l'effetto è attivato. Abbiamo qui il consueto switch true bypass di casa MXR. E poi questo pulsantino a tre posizioni che praticamente permette al gate di agire su tre frequenze specifiche. La prima è full, appunto, che copre un po' tutto il raggio delle frequenze. Mid, che agisce soprattutto sulle frequenze medie, quindi se abbiamo rumorosità soprattutto sulle frequenze medie andrà ad agire lì, lasciando passare tutte le altre frequenze, proprio perché a volte in certe condizioni l'opzione full magari può andare a ledere un po' il suono naturale. E hiss, che è praticamente studiato per andare a correggere le rumorosità sulle frequenze più acute. Adesso vi lascio alla nostra prova audio, buon ascolto. Verifichiamo prima la configurazione con lo Smart Gate a monte dei pedali, quindi davanti a tutto. Abbiamo notato come possa fungere molto efficacemente anche come buffer quando si attiva il suo circuito, oltre che riduttore di rumore. Sentiamo.
Quindi, come possiamo sentire, può svolgere egregiamente anche la funzione di buffer oltre che di gate. Naturalmente, attivando gli altri pedali, entreranno in funzione anche i buffer degli altri pedali e queste differenze si noteranno molto meno. Ad esempio, in questo caso attiviamo un overdrive. In questo caso lo Smart Gate si rivela molto più trasparente. Andiamo a vedere adesso le varie regolazioni. Abbiamo messo il trigger level al minimo e già questo è sufficiente per contenere molti rumori, come possiamo sentire, che comunque ancora non sono estremi come quando sommiamo più distorsioni che andremo a vedere. Allora, ho messo su mid. Is. Torniamo a full. Come sentiamo, il comportamento è sempre molto trasparente, cambia ovviamente leggermente la rumorosità perché va ad agire su frequenze differenti. Adesso invece proviamo ad inserire un vero e proprio distorsore, in questo caso si tratta del Fuzz Love Buzz di Mastro Valvola. La chitarra che stiamo utilizzando è con i single coil proprio per generare il più possibile rumore e sentire come funziona il gate. Con il volume a zero comunque sentiamo che è abbastanza contenuto, come alziamo il volume, soprattutto con il single coil, ecco, il volume già alzandolo induce una discreta rumorosità data appunto dai rientri che si hanno sui pickup single coil. Questi abbiamo notato che vengono contenuti molto bene dallo Smart Gate messo in questa posizione. Ecco qua. Nonostante lo stiamo utilizzando al minimo. Notiamo la trasparenza. Anche in questo caso, ovviamente, sulla posizione full abbiamo chiaramente un ampio spettro di frequenze dove il gate andrà ad agire. Sentiamo che su mid leggermente aumenta il rumore, leggermente ancora di più sull'altra posizione. Il volume della chitarra è aperto. Tutto. Tolgo il gate. Passo il volume, adesso lo rialzo e sentiamo che su full riesce proprio ad eliminare tutto quanto il rumore che viene generato, a parte un po' di chiaramente naturale fruscio che viene indotto dal pedale essendo messo post il gate. Adesso andiamo sulla situazione più estrema, cioè sommando l'overdrive insieme al distorsore. Ecco, come sentiamo già il rumore naturale aumenta, con il volume a zero della chitarra il gate ovviamente agisce poco, ma quando andiamo ad alzare il volume, ecco che abbiamo una grande rumorosità. Che viene, come possiamo sentire, totalmente annullata in posizione full dello Smart Gate. Comunque mantenendo un'ottima trasparenza di suono.
Proviamo le altre posizioni. Posizione mid. Posizione hiss. Sentiamo che la rumorosità aumenta, ovviamente perché va ad agire solo su alcune frequenze, lasciando passare altre che comunque generano rumore. Mai comunque quando il gate è staccato. Mid. Posizione full, alzo il volume. Volume basso, ecco, in posizione full direi che è molto molto efficace. Come possiamo sentire, anche regolato al minimo è molto efficace, tanto che ci permette di fare anche, nonostante la grande distorsione, quantità di distorsione, ci permette di fare, di mantenere anche tante sfumature con il nostro strumento. Vado a giocare un pochino con il volume e mi mantengo a volumi molto bassi, proprio per cercare, insomma, la soglia dove il gate va ad agire. È chiaro che giocando così di fino con il volume può succedere che il gate lo si senta un po' sotto le dita, perché chiaramente il volume del fruscio, del volume del suono diventa molto simile, anche se il gate lavora bene, ma comunque si nota come, nonostante ci sia appunto un gate a monte, si riesca a mantenere un certo controllo sulla dinamica. Andiamo adesso a testare lo Smart Gate messo invece dopo i pedali di distorsione. Come potete vedere, ho attivato sia l'overdrive sia il fuzz proprio per avere il rumore al massimo e vedere quanto riesce ad essere efficace lo Smart Gate. In questo momento è staccato, attivo, e come sentiamo non cambia praticamente nulla. Quindi vado ad alzare il livello ed ecco che il rumore sparisce completamente. Quindi, come possiamo sentire, appunto in questa posizione serve a togliere anche la rumorosità data appunto dai pedali. Ovviamente sentiamo che anche in questo caso la sonorità rimane comunque molto trasparente. MXR Smart Gate.